chiodi raccolte da Marcello Gian Cristoforo. Ascoltiamo. Beh, io penso che un insieme di cose hanno contribuito a dare esito negativo a questo evento. Purtroppo abbiamo visto la squadra non ha giocato al meglio, forse una delle peggiori partite, però io penso che sia tollerante una sconfitta dopo tanti successi, insomma, vabbè, quindi diciamo che ci può stare. Loro sono venuti agguerriti, sapendo di combattere la prima di campionato, e quindi hanno avuto modo di fare ripartenze più di noi. Noi purtroppo non c'è stato verso di andare avanti. Loro una difesa molto serrata, forse ecco, noi abbiamo sbagliato un po' su troppi lanci lunghi e magari più gioco sulle fasce, in modo che c'era più apertura della difesa loro e era più semplice per gli esperimenti. Questo non è stato fatto, però non dobbiamo rammaricarci, noi stiamo facendo molto bene, io sono soddisfatto dei miei ragazzi, loro sono bravi, l'impegno ce l'hanno messo tanto, ma magari possiamo pure anche attribuirlo a un calo più che fisico, ecco, magari morali, si sono magari lasciati andare dopo aver raggiunto la vetta e quindi ecco, accettiamo anche questo. Ecco, un calo che ci può stare, accettare serenamente quanto successo. Questa è la posizione del presidente dell'Aquila, Corrado Chiodi. Anche il tecnico dell'Aquila, Giovanni Pagliari, prende atto della sconfitta con grande schiettezza e invita a guardare la prossima trasferta di Nocera Inferiore. L'ho ascoltato anche in questo caso, Marcello Gian Cristoforo, sentiamo. Io temo tutte le squadre, perché non è che almeno al Barcellona, ma un gruppo di ragazzi fortissimi che però possono vincere e perdere con tutti. Insomma, io temo tutte le squadre, le rispetto tutte, abbiamo giocato meno bene delle altre che abbiamo fatto e abbiamo perso. Avevamo fatto una grande partita a Pontedera, però ripeto, al di là di crearsi alibi o altre situazioni, abbiamo giocato male, con cui è stato più bravo a chiudere gli spazi, non farci giocare, e noi abbiamo fatto qualcosa troppo tardi per riaprire la partita. Perciò c'è da ricominciare, pensare a martedì a Nocera e basta. E tra poco riepilogheremo tutto quello che è successo. Quindi...